Esatto, ma l'uomo deve capire che quando la donna rifiuta. Sì, però è sempre metaforico nel panno che succede. Allora, lui ha capito che io per esempio ci sto, no? Allora si decide di buttarsi addosso a me. È pronto. Così. Però è parte, in realtà parte, e quindi non c'è più il passo, ma quasi una fuga, è un inseguimento. Poi a un certo punto ci troviamo di fronte, alziamo le braccia, giriamo di qua e continuiamo a girare come un santuario. A questo punto la donna sfugge, face, tu vai da su, così, così e poi si riprende così. Bello, bello, bello. Proviamo a farlo tutti. Tutti e cinque. Allora, fammi a me. Però cosa può provare? Bisogna farlo insieme. Esiste anche un'altra cosa. Questi sono anche, questa è una delle votate. Ci sono tante votate che variano sia nella stessa tonalità, nello stesso stile, ma sia anche a seconda poi degli stili diversi, sono anche diverse. Votato con dei girati, penso che è una cosa. Una può fregare il partner. Si chiama furto. Se è scappato con un'altra. No? Ma lo si fa solo durante la votata. Esempio, io sto ballando con te, sì. Parte la votata, allora tu parti per fare la votata, e tu però lui, no, io e te stiamo ballando, sì. Per esempio, sì. Parte la votata, votata però votata. Lui lo puoi fare solo durante la votata, perché godi, così, in realtà sei tu che ti metti, perché è già pronto come un palco, e quindi sei tu che ti metti in mezzo, sempre lo sguardo, sguardo è la prima cosa, però è lei che praticamente guarda quello a cui si deve, no. Lui arriva come un falco, è proprio... sì. Lei poi ci deve sottostare, magari dice ma quell'altro disgraziato è un po' da rinaculata. Aspetta, la donna deve accettare, no, la donna, ma l'uomo che è buttato fuori, non ci piace quello che arriva. Quell'altro no. L'altro è un uomo che è buttato fuori. Se ci sei riuscito, poi dice, sì, vuol dire vinto. Col coltello, ma io non capisco, se quello che arriva a noi gli piace. Se quello che arriva a noi gli piace. Non continua a parlare con l'altro. Una cosa... La donna in realtà, per tradizione, è succube. È succube. Possiamo parlare di una società contadina, dove è ovvio che a noi ci fa difficile, perché oggi non è più così, però non è più così per noi. Era così, e forse se vai in un paesino c'è ancora troppo così. Molto contadino, queste tradizioni sono ancora così. Però è ovvio che ci siamo, ci siamo anche voluti da questo punto di vista. Ma se vai ancora nell'entroterra, dove proprio si vive in maniera ancora rurale, c'è ancora tanto questa cosa della donna. L'uomo è cacciatore. E la donna invece deve stare solo a casa, a pensare ai figli, alla terra, queste cose qua. E c'è ancora. Quindi la donna è succube. E poi magari è ovvio, continuerà a esserci la votata, l'altro magari ci ritrova a fregarsela. Poi c'è un codice d'onore. La tamuriata, per esempio, è a Giuliano. Giuliano, sarebbe un altro paese, lì si balla giulianese, che per tradizione è un ballo fatto da uomini, che rappresenta la lotta. La lotta è sempre, sempre a livello sessuale. Chi è più forte dell'altro, e magari c'è la contesa di una donna, sempre a livello sessuale, quindi c'è sempre la sfida. Allora, in quel momento, se lui c'è riuscito a fregarmi... Pazienza. C'è riuscito... Vuol dire, anzi, nel codice d'onore ha sconfitto l'altro, sta nell'altro, forse non dare, riuscire, cercare di non dare a lui la possibilità, ma se lui ha la possibilità, vuol dire, come uomo, è meglio. È meglio, è più potente, è più forte. Sono come ballerino adesso. Però quello che voglio far capire è che prima la tamuriata è una metafora di certe cose reali. A livello sociale, anche la pizzica è un momento di liberazione per una quella tarantata, quella che si faceva da soli. Non so se voi l'avete fatta. Da soli no, sempre in coppia. No? Sempre, perché quelle sono pizzica tre d'amore. Tipiche, pizzica d'amore. Da soli sì.
strettibili, la pizzicata randata che in realtà si faceva di nascosto. La donna era stata morsa dal veleno della tarantola e per liberarsi dal veleno chiamava i musicisti a casa e... ma lì era proprio un esorcismo, sì, vedi, io ho i filmati, le donne per terra, così, perché si dice che ballare liberava dal morso della tarantola. Sì. E i primi a scoprire tutto è stata una televisione tedesca, che hanno pagato fior di soldi, perché queste cose erano private. Tabù e private. Hanno pagato fior di soldi, i tedeschi, e hanno fatto un documentario in Germania che poi si è... e quindi facendo vedere quello che succedeva a casa. Hanno comprato. Si sono comprati la cosa. Prima veramente le cose erano tra i musicisti e le la donna. E poi c'è la danza delle spade, l'avete fatto? L'ho fatta la danza delle spade. Che sembra una pizzica, però è più una lotta. Che poi nel sud Italia c'è tanto questa cosa della lotta. Non abbiamo i balli. Oddio, qualcosa c'è la Montemaralese che si fa in gruppo. Una tarantella montemaralese che si va al carnevale a Montemarano, che è in provincia di Avellino. Sì, provincia di Avellino. Quella si fa in gruppi, non è in coppia. Ma i balli popolari in genere al sud sono in coppia, al nord sono tutti che tu diffondessi queste conoscenze nei balli folkloristici che fanno qua, no? Tu hai contatti con gente che fa i gruppi di danza folkloristica? No, a me piacerebbe. C'era un... a Salerno facevo, collaboravo anche con il mio professore di antropologia culturale a Poli, facevo, mi sono laureata in antropologia culturale, quindi facevamo proprio i seminari all'università sulla tamburiata qua a nord. Andiamo a... allora